Buongiorno a tutti, sono Marco Vincenzi, il direttore del Centro Busoni e anche oggi, come la settimana scorsa, vi invito a stare a casa. Io vi parlo da casa a Genova, tutti dobbiamo stare a casa per il bene di tutti. In questi giorni ci possiamo aiutare molto, fra l'altro, con la cultura e con la musica, leggendo e ascoltando. Io vi propongo, come la settimana scorsa, un ascolto beethoveniano. Questa volta è un frammento del primo tempo di una delle sonate più celebri, quella cosiddetta Al chiaro di luna. E vi invito a una riflessione proprio su questa sonata. Intanto bisogna sapere che il sottotitolo non è di Beethoven, è di un critico berlinese che si chiamava Ludwig Reichstab, il quale ha creduto di vedere nella pagina beethoveniana il riflesso del chiaro di luna sul lago dei quattro cantoni. Nulla di più lontano dall'ispirazione beethoveniana, che prende invece spunto da un seme mozartiano che attecchisce nella sensibilità di Beethoven. Il seme in questione è il terzetto nel primo atto del Don Giovanni, A soccorso son tradito, quando il commendatore, che viene ferito da Don Giovanni, chiede aiuto e Mozart trasforma questo grido di aiuto in un momento lirico stupendo. Beethoven lo rivisita con la propria sensibilità e trasforma la sofferenza di questo momento in un canto purissimo. Ecco, forse è quello che dovremmo fare tutti, trasformare quello che è sofferenza per alcuni di noi e che è comunque sacrificio e limitazione di libertà per tutti, in contemplazione, in un'occasione di dare il meglio per tutti. Solo se faremo così potremo tornare nelle sale da concerto, come potete vedere nell'ascolto che vi propongo, un luogo meraviglioso che è il Salone degli Affreschi del Collegio Borromeo di Pavia, e potremo di nuovo ascoltare la musica insieme, in pubblico, ma soltanto se oggi stiamo a casa. Buona giornata a tutti.